Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi andiamo a capire perché il vostro impianto osmotico produce poca acqua. Bentornati sul nostro canale. Oggi andiamo a capire il perché il vostro impianto osmotico produce poca acqua. Tantissime volte comprate un impianto osmotico o l'HQ+, o il 4 stadi, o il 3 stadi, o qualsiasi altro impianto osmotico che avete trovato sul web o nel negozio e mi chiedete: ma quanta acqua produce l'impianto osmotico? Allora, un impianto osmotico produce tanta più acqua quanta più alta sarà la pressione dell'acqua di rete. Ragazzi, se vi stanno piacendo i nostri video, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Il canale è gratuito, ma la vostra iscrizione ci darebbe un gran supporto, una grande motivazione per andare avanti con nuovi video tutorial. Quindi se abitate al quinto piano, sesto piano, settimo piano, decimo piano, su un palazzo, la pressione dell'acqua al decimo piano sicuramente sarà più bassa rispetto alla pressione del primo piano o ancora meglio giardino. Qui tutte le ditte, qui c'ho Aquili ma possiamo cercare tantissime ditte, troviamo nei dati tecnici pressione di esercizio 3,8 bar. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la pressione di esercizio è sotto i 3 bar, ok, l'acqua prodotta sarà pochissima. Quindi la pressione dai 3 ai 5 è la pressione perfetta per avere oltre che una quantità di acqua prodotta ottimale, ma anche una qualità di acqua prodotta ottimale, perché comunque pompare troppo alta la pressione non sempre è una cosa buona e giusta, perché soprattutto nell'impianto della ditta Aquili, il quarto stadio, che è il post osmosi, più lento lavora meglio è. Quindi l'acqua prodotta passerà tramite questo letto dove c'è una resina che assorbe le ultime tracce di minerali, specialmente i silicati, quindi più lento è questo passaggio meglio è. Certo è che un impianto così, un 4 stadi, deve farvi almeno un centinaio di litri di acqua al giorno. Ecco. Un HQ+ ne fa leggermente in più perché la membrana interna è una membrana da 75 galloni, quindi è un po' più grande rispetto a questa qua, quindi si parla insomma di un 130-140 litri. Se però non avete possibilità di aumentare la vostra pressione, quindi non potete portare l'impianto giù, dove di solito tutti abbiamo circa 3 bar, ci sono dei congegni tipo la Booster Acupette. Qui c'è il modello da 50 GDP, che sono i galloni, ma c'è anche quello da 75 galloni. Andiamo ad aprirlo insieme e vedere com'è fatta questa famosa pompa booster. Allora, prima cosa troviamo è un trasformatore, ok, con la sua spina, quindi funziona a corrente elettrica. Bene, andiamo a posizionarla qui sul tavolo e dopo andiamo a prendere questa pesantissima, perché pesano veramente un sacco, ok, pompa booster. Cosa c'è da sapere su queste pompe booster? C'è da sapere che c'è un verso, che lo trovate contraddistinto da queste freccette di sopra, e ci sono gli attacchi John Guest. Quindi voi mettete questa pompa booster dove volete, sopra l'impianto, sotto l'impianto, non è un problema. Ci sono dei supporti che, se uno vuole metterla a muro, può metterla a muro con delle viti, ecco qua, vedete meglio, si può fissare a muro. Se volete metterla sul piano, potete metterla sul piano. Si possono girare con la pinza i John Guest e qui si incastra il tubetto dell'acqua che arriva dal rubinetto normale di casa vostro prima di farlo entrare nello stadio, quello rosso, che è il primo stadio dei sedimenti. Quindi rubinetto di casa, pompa booster e va in produzione. Questa pompa booster qui innalzerà la pressione del vostro impianto, ok, fino a un massimo di 8 bar, non supera quella pressione lì, perché sennò rischieremo di distruggere la membrana osmotica, che è la cosa più importante da salvaguardare. Altri tipi di pompe booster, quindi da 75 galloni, non sono altro che un po' più grosse, ma il funzionamento è uguale identico. Una volta che avete collegato l'acqua, avete aperto il rubinetto dell'acqua, colleghiamo semplicemente qui il jack, ecco qui, colleghiamo la spina elettrica, questo inizierà a vibrare,
vibrando, insomma c'è una, è una pompa peristaltica, quindi ci sono dei gommini all'interno che schiacciano l'acqua più forte, la mandano in pressione, quindi produrrete più acqua. Questo è molto semplice. Una volta che avete finito di produrre l'acqua del vostro, per il vostro acquario, e non fate altro che, prima cosa, staccare la spina, dopodiché chiudete il rubinetto dell'acqua, potete lasciare tutto quanto montato così. Il funzionamento successivo, magari il primo litro lo buttate via, poi magari l'acqua si è fermata dentro, sono formati un po' di flora batterica e batteri, e iniziate a produrre. Questo è tutto, quindi è una cosa molto molto facile da collegare su tutti gli impianti osmotici. Il tubetto è il classico tubo per impianti a 3-4 stadi, comunque quelli più semplici commerciali, non è il tubo quello grosso per impianti magari industriali. Per qualsiasi domanda, sempre qui sotto i commenti. Se volete acquistare gli impianti o la pompa booster sul sito workshop.it, vi è piaciuto il video, mettetemi un like e seguitemi nel prossimo video. Ciao!